si risveglia dopo l'ictus e parla con un accento slavo, pur non avendo mai soggiornato in quei paesi. Una storia incredibile, quella di un 50enne italiano vissuta 3 anni fa. Il suo caso è stato analizzato da un team di studiosi guidato dal professor Costantino Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova, insieme ad un gruppo di ricercatori dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al suo risveglio dopo la lesione cerebrale riportata nell'emisfero destro del cervello, quindi non l'area che governa il linguaggio, il paziente non presentava deficit cognitivi, ma aveva completamente cambiato la sua pronuncia della lingua italiana, presentando uno spiccato accento straniero. Un caso rarissimo in tutta la letteratura medica sull'argomento, sono conosciuti appena 115 casi dal 1800 ad oggi e per 112 di questi si trattava di una lesione dell'emisfero cerebrale sinistro. Grazie al paziente 50enne, il team di studiosi ha approfondito gli studi neuropsicologici. Questo meccanismo responsabile per l'accento, che per motivi ignoti, probabilmente qualche rarissima mutazione genetica, è stato spostato in questo paziente da sinistra a destra, una volta colpito dall'ictus, ha alterato la capacità di posizionare correttamente tutta la bocca e tutti gli organi interni, producendo questa illusione sonora degli ascoltatori, che fanno sì a dire che questo accento sembra come se fosse straniero. Il soggetto infatti presentava la cosiddetta sindrome d'accento straniero, pur non avendo lesioni nella parte sinistra del cervello. Cambiare accento implica impostare la lingua, mandibole, labbra, laringe e faringe in modo diverso. Dopo attente e approfondite analisi, gli studiosi hanno scoperto anche un danno al metabolismo del cervelletto, che governa i movimenti del corpo, compreso quelli facciali e dell'articolazione linguistica. C'era anche una lesione piccola non evidente nelle lastre classiche, una struttura che si chiama cervelletto. Qui sono. Il cervelletto è uno degli organi che abbiamo nel nostro encefalo, che ci permette di coordinare i nostri movimenti. Non solo i movimenti delle mani, eccetera, ma anche i movimenti della bocca. E coordinare i movimenti della bocca è necessario anche per avere un determinato accento.